So let's chant. Tribanga bangi maharupam. Tribanga bangi maharupam. Venu randra karanchitam. Venu randa karanchitam. Gopi mandala madhyastam. Gopi mandala madhyastam. Sovitam nanda nandanam. Sovitam nanda nandanam. This prayer means that Lord Krishna, we try to imagine Lord Krishna in our heart. Questa preghiera significa che cerchiamo di immaginare Krishna, Signore Krishna nel nostro cuore, whose transcendental form is bent in three places. La cui forma trascendentale è piegata in tre parti. He plays on his flute. Suona il flauto. And he is the son of Nanda Maharaj. E lui è il figlio di Nanda Maharaj. And he is standing in the middle of gopis. E lui sta in piedi in mezzo alle gopi. So before chanting the japa, we imagine Lord Krishna in the heart. Allora, prima di cantare il japa, immaginiamo il Signore Krishna nel cuore, così. Next prayer is when we take the beads in our hand and we chant the next mantra. Poi prendiamo il japa in mano e cantiamo il prossimo mantra. Avignam kuru male tvam. Avignam kuru male tvam. Harinama japeshu cha. Harinama japeshu cha. Shri Radha Krishna yordasyam. Shri Radha Krishna yordastram. Dehi male tu prarthaye. Dehi male tu prarthaye. And the meaning of that mantra is that we pray for our japamala, and it is said, oh japamala. E noi il significato di questo mantra è preghiamo il japamala e diciamo oh japamala. Please destroy all inauspiciousness in my chanting. Per favore distruggi tutto ciò che non è auspicioso nel mio canto. In chanting the names of Lord Gaurahari. Incantando i nomi del Signore Gaurahari. And grant me the position of service to Nityananda and Gauranga, Radha and Krishna. E per favore garantiscimi, dammi il servizio a Nityananda, Gauranga, Radha e Krishna. This is what I pray from you. Questo è quello che ti chiedo. So that means that we treat our japa as a person. Quindi significa che trattiamo il nostro japa come una persona. Nama cintamani rupam. Nama cintamani rupam. Namaiva paramagate. Namaiva parabhagate. Namna parataram nasti. Namnat paramatam nasti. Tasman nama upasmahe. Tasman naman upasmahe. This is the glorification of the holy name. Questa è una glorificazione del santo nome. The holy name is a beautiful transcendental touchstone. Il santo nome è un bellissimo e trascendentale pietra filosofale. And it is a supreme goal. Supreme? Goal. E questo è la meta suprema. There is nothing higher than the holy name. Non c'è niente più alto del santo nome. I therefore worship the holy name. Perciò adoro il santo nome. The third prayer is when we put our hand into the bead bag and position it on the first bead we will start. E appena poi quando prendiamo in mano il japa. And this is called. E ci posizioniamo con le dita nel primo grano. Allora c'è l'ultimo mantra. And this is called Shri Nama Mala Samarpana Mantra. Yeah, we are taking the beads. And going to start and pronounce the mantra. Namo Yagyo Mahayagya. Namo Yagyo Mahayagya. Kalo Kalmasha Nashanam. Kalo Kalmasha Nashanam. Krishna Chaitanya Prityarthe. Krishna Chaitanya Pitriarte. Nama Yagya Samarpanam. Nama Yagya Samarpanam. So the sacrifice of the holy name is the highest yagya. Il sacrificio del santo nome è il più alto yagya. It destroys the contamination of Kali Yuga. Distrugge la contaminazione del Kali Yuga. In order to please Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E sempre soddisfa Signore Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. I offer this sacrifice of the holy name. E per soddisfarlo offro il sacrificio del santo nome.
And this is the last mantra. Before, right after this, we will chant in unison one round. Adesso cantiamo l'ultimo mantra e poi canteremo all'unisono un giro. Patita pavana nama. Patita pavana nama. Nistaraya naradhamam. Nistaraya yandhamam. Radha Krishna Svarupaya. Radha Krishna Svarupaya. Chaitanyaya Namo Namaha. Chaitanyaya Namo Namaha. The holy name is the savior of fallen. Il santo nome è il salvatore dei caduti. So therefore please deliver me, the lowest of men. Per favore quindi libera me che sono il più basso tra gli uomini. I offer obeisances unto the Shri Gauranga Mahaprabhu and Shri Shri Radha Krishna. Offro i miei omaggi a Shri Gauranga Mahaprabhu e Shri Shri Radha Krishna. Tvam male sarva devanam. Tvam male sarva devanam. Sarvasiddhi pradamata. Sarvasiddhi pradamata. Tena satyena me siddhim. Tena satyena siddhim. Dehi matar namostute. Dehi matar namostute. O Japamala. O Japamala. Among all of the gods, you are considered the bestower of perfection. Tra tutti i deva, tu sei considerato il colui che elargisce le benedizioni. By dint of this fact, O Mother, O Japamala, please grant me perfection. E per questo, o mio Japamala, per favore, dammi la perfezione. All obeisances unto you. Tutte le omaggi a te. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mahamantra Kei. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Jana Ranjana Jaya
Tira Vanachare Jaya Kunjabi Hare. Tira Vanachare Jaya Kunjabi Hare. Jaya Radha Mahandava Kunjabi Hare. Jaya Radha Mahandava Jaya Kunjabi Hare. Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhare Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Jamunatira Vanachare Jaya Kunjabi Hare Jamunatira Vanachare Jaya Kunjabi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihara Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Harinam Sankirtan Yaga ki Shishi Gauranitai ki Jai Gaura Premanande Samaveda Bhaktavrinda ki Jai. Dear Vaishnava devotees, today is the most of the most confidential message I brought to Prabhupada Desh for you. Oggi è il giorno in cui darò il messaggio più confidenziale. Because it is the reply for the question which you may not have yet asked, but which is very prominent amongst the devotees. Perché questa è la risposta a una domanda che magari ancora non vi siete chiesti, ma che è molto importante nell'ambiente dei devoti. How to remain attracted to Krishna for the rest of the life? Come rimanere attratti a Krishna per il resto della vita? It's easy to be attracted after the darshan with a spiritual master. È facile essere attratti dopo un darshan con il maestro spirituale. It's easy to be attracted to Krishna while visiting the holy names of pilgrimage, Vrindavan. Per esempio, è facile essere attratti a Krishna quando si visitano i luoghi di pellegrinaggio come Vrindavan. And it's easy to be attracted in the association of a wonderful kari devotee. È anche molto facile essere attratti a Krishna quando si è in compagnia di cari devoti. But how to remain attracted and not indifferent to the practice of Krishna consciousness in daily life and for the rest of the life? Ma come essere attratti alla pratica della coscienza di Krishna tutti i giorni e per il resto della nostra vita? So, Lord Kapila Dev, he is replying to this question for his mother Devahuti. E il signor Kapila Deva sta proprio rispondendo a questa domanda a sua madre, questa domanda di sua madre Devahuti. Speaking about particular qualities which are essential to develop in the character of a devotee so that he could continue in his life with devotional service in a progressive way. E parla proprio delle qualità specifiche che sono necessarie nel carattere del devoto per poter progredire sempre nel suo sentiero spirituale. So that the devotional service not become degressive. Become? Degressive or regressive. E fare in modo quindi che non avvenga che il suo servizio devozionale diminuisca sempre di più. So actually, Sri Uddhava once he asked Lord Shri Krishna two questions. E in effetti una volta Uddhava ha chiesto a Shri Krishna ha fatto due domande a Shri Krishna. It's in the 11th canto of Bhagavatam. È nell'undicesimo canto del Bhagavatam. And he said he asked Lord Shri Krishna, "Dear friend, please tell me who is the most rich person in this world?" Ora Uddhava gli ha chiesto: "Caro amico, per favore dimmi chi è la persona più ricca in questo mondo." And the next question is, who is the most poor person in this world? E la seconda domanda era ma chi è la persona più povera invece? So Lord Krishna said, it's very simple.
Signore Krishna ha risposto che è molto semplice. Ah, the most rich person in this world is the one who has the best qualities of the character. La più ricca persona in questo mondo è quella che ha le qualità migliori nel carattere. Because it's the most desirable throughout the three worlds, a well-behaved, a rich character person. È perché questa è una persona che è ben voluta in tutti i tre mondi, questa persona che, ed è ricca per questi caratteri buoni che ha. It's the most valuable currency which you can exchange in any part of the creation for anything you want. Per queste buone qualità sono la valuta migliore da scambiare con qualsiasi cosa tu voglia nei tre mondi. I heard that in some countries of Central America, I don't know, Colombia or something, the most hard currency is the heroin drugs. The heroin. Ah, l'eroina. Non ho capito bene. Mi sembra di aver sentito una volta che in Centro America la valuta più valida che c'è, tipo in Colombia, mi sembra, in Colombia, è l'eroina. You can buy anything in the shop for a particular amount of this heroin. Si può comprare qualsiasi cosa nei negozi con un po' di questa eroina. Mi sento sicuro che è eroina. Sì, cocaina. Yeah, cocaine. Qualcosa. Sorry, I'm not expert. Non sono esperto di queste cose. So for me it's all the same. Per me è tutta la stessa cosa. So dollar is kind of universal currency in this planet. Sicuramente il dollaro è una sorta di valuta universale in questo pianeta. But if you go to the moon, to the Mars or to the sun with your dollars, who cares? Ma se uno va sulla luna, a Marte o nel sole con questi dollari, chi se ne importa di questi dollari? But if you have the qualities, character, yeah, which are named by Lord Shri Krishna in the 16th chapter from the very beginning, listing the divine qualities, then you are desired throughout the three worlds. Ma se invece tu hai queste buone qualità, le buone qualità che Shri Krishna elenca una dietro l'altra all'inizio del 16° capitolo della Bhagavad Gita, allora poi sarai accettato in tutti i tre mondi. Because these qualities guarantee you the successful life and you will have anything you need, the universe will provide you. Perché queste qualità sono tutto quello di cui hai bisogno in questa vita, perché proprio perché avendo queste qualità l'universo provvede a tutte le tue necessità. And then Krishna says the most poor person in this universe is the one who has never enough. E la più povera persona in questo mondo invece è quella che non ne ha mai abbastanza. Who is always complaining. Che sempre si lamenta. Whatever happens, whatever he has in his life, he's always complaining and is not happy. Any song? Complaining, yeah. And is never happy. Ah, la più povera di tutte è una persona che qualsiasi cosa accada nella sua vita si lamenta sempre, non è mai felice. Yeah. Non felice? Felice. Yeah. So, how does the laws of the nature act? When you are complaining and you don't value what you have now, the laws of nature act the way that they will take from you what you already have. Come funzionano le leggi della natura? Quando ci lamentiamo per quello che già abbiamo e non siamo grati, le leggi della natura fanno sì che ti viene portato via tutto. It will take from you whatever. If you don't value your health, it will take wealth. If you don't value the treasure, money you have, it will take the money. Relationships, if you quarrel and you don't value your relationships, it will take your relationship. So at some point when you hit the bottom of your life, you will get back to your senses.
Quindi se non dai valore per esempio al tuo corpo, alla tua salute, allora perderai la salute. Se non dai valore alle relazioni, magari litighi sempre così, allora ti verrà tolto le relazioni. Se non dai valore alla tua ricchezza o quello che hai, anche se è poco, allora ti verrà tolto, e finché non raggiungerai il fondo, e da lì poi in qualche modo riacquisirai i sensi. And how to recognize the person who is progressing? Invece come si riconosce una persona che sta progredendo? Doesn't matter what he has or what he lacks, he's always happy. Non importa quello che ha, è sempre felice. Yeah, so tonight in the Sunday program we'll read from Bhagavad Gita about felicità. Stasera al programma della domenica leggeremo dalla Bhagavad Gita sulla felicità. So how the laws of the nature act when the person is happy in any condition, he is getting more and more and more, and he is always grateful for anything. E quando così, quindi come funzionano le leggi della natura, che quando una persona è sempre felice, non si lamenta, allora ottiene sempre di più, sempre di più, sempre di più. E questa persona è grata per tutto quello che prende. So you followed? The rule is very simple. You're unhappy, you will have less. If you're unhappy and you dream about bright future, it's illusion because your future is dark. Your future is dark. E quindi è molto semplice. Se uno è infelice, pensa di me, uno che è infelice non si accontenta, non mostra felicità e pensa che un giorno sarà felice, è semplicemente illuso, perché il suo futuro è scuro, è oscuro. How is black? Nero. Nero. Yeah, your future is nero. Zero. Il futuro è nero. Yeah, if you are unhappy what you have now. And if you are always happy with any relationship, with any situation, that means you are progressing, you will have more, you will have a richer relationship, you will have richer realizations, and the circle of people which will surround you will be very positive. E se invece uno è felice, è grato, allora vuol dire che sta progredendo e avrà sempre di più ricche relazioni, più ricche realizzazioni, e si troverà sempre tra persone molto positive. So these are about the qualities which Lord Kapiladev is talking about and we will read about. What qualities do we need to have in order to always be fresh in Krishna consciousness? Allora adesso leggiamo cosa Srila Kapiladeva risponde a sua madre Devahuti, dicendo le qualità che sono necessarie per il devoto per essere sempre fresco in coscienza di Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 And we can read from the board. Mad dharmano gunair etahi. Mad dharmano gunair etahi. Parisam shuddha ashaya. Parisam shuddha ashaya. Purushasyanja sabyete. Purushasyanja sabyete. Shrutamatra gunam himam. Shrutamatra gunam himam. Mad dharmano gunair etahi. Mad dharmano gunair etahi. Parisam shuddha ashaya. Parisam shuddha ashaya. Purushasyanja sabyete. Purushasyanja sabyete. Shrutamatra gunam himam. Shrutamatra gunam himam. Please chant. Karmano gunaretae. Parisham shuddha asaya. Purushasya jasa abhyati. Sutra matra gunam imam. Madharmano
Madharmano gunaretai. Parisam shuddha asaya. Purushasyam gangam viti. Shrutamatra gunam imam. Adharmano gunayetai. Parisham shuddha asaya. Purushasyam jasabhyati. Shrutta matra gunam himam. Matajis? Okay. Madharmano gunaretai. Parisham shuddha asaya. Parisham shuddha asaya. Purushasyam jasabhyati. Purushasyanja sabyati. Shrutta matra gunam himam. Atajis, please. Madharmo gunaretai. Parisham shuddha asaya. Purushasangya sabyati. Shrutta matra gunam himam. Madharmano gunaretai. Parisam shuddha asaya. Kheti. Purushasyam jasabhyati. Shrutta matra gunam imam. Madharmana del mio devoto. Gunahi con le qualità. Etahi queste. Parisham shuddha, completamente purificata. Ashayaha. La coscienza. Purushasya, di una persona. Anjasa. Istantaneamente. Abhyeti. Avvicina. Shruta. Ascoltando. Matra. Semplicemente. Gunam. Qualità. Hi. Certamente. Mam. Me. Translation and purport of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. When one is fully qualified with all these transcendental attributes, and his consciousness is thus completely purified, he is immediately attracted simply by hearing my name or hearing of my transcendental quality. Colui che sviluppa perfettamente tutte queste qualità spirituali e la cui coscienza è così completamente purificata è immediatamente attratto dall'ascolto del mio nome e delle mie qualità trascendentali. Fin dall'inizio delle sue istruzioni a sua madre, il Signore aveva spiegato che semplicemente ascoltando il nome, le qualità e la forma del Signore Supremo, Madguna Shruti Matrena, si prova subito attrazione per Lui. Osservando poi le regole e i principi enunciati nelle diverse scritture, si sviluppano tutte le qualità spirituali. A causa del contatto con la materia, noi abbiamo acquisito determinate caratteristiche indesiderabili, ma aderendo al metodo che è stato descritto, possiamo liberarci da questa contaminazione. Per sviluppare le qualità spirituali, quindi, bisogna liberarsi da queste caratteristiche materiali impure, come spiegava il verso precedente.
Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpadurvyascha Kripa Sindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, dear Vaishnavas, we can see again the sequence of particular point, particular philosophy. Anche qui possiamo vedere questa particolare sequenza in questa nostra filosofia. Here it is said that when one is fully qualified with the transcendental qualities, his consciousness is purified. Qui si dice che quando uno è perfettamente, sviluppa perfettamente tutte queste qualità spirituali, la coscienza è immediatamente, completamente purificata. In other words, without a pure consciousness you can't have a pure character or qualifications. Quindi questo significa, in altre parole, che non avendo una coscienza pura non si può avere un buon carattere e le qualifiche adatte. So it goes in accordance to what Srila Prabhupada often in his purport says, that by practicing Krishna consciousness a devotee develops the best qualities of demigods. E questo va in accordo ovviamente a tante spiegazioni che spesso dava Srila Prabhupada, che uno praticando la coscienza di Krishna sviluppa tutte le buone qualità dei Deva. So the attractiveness of the devotee is not by his dress, not by his earrings or gold, whatever he wears, but by his character. Quindi ciò che attrae del devoto non è come è vestito, gli orecchini che porta, l'oro, tutte le altre caratteristiche esterne, ma è le qualità del carattere. Sono le qualità del carattere. So in Kali Yuga what we see, that a person who is not qualified, he puts all types of expensive cloth or some expensive jewelry in order to add the value to his personality. Quindi vediamo cosa succede in Kali Yuga. In Kali Yuga le persone che magari non sono qualificate si mettono ad adornare il corpo con vestiti costosi, gioielli, per aggiungere il valore alla loro persona, valore che non hanno. So by wearing some valuable expensive dress, which is what? Armani? Yeah. What else? Versace, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Valentino. Valentino. You put and you want to add some value to your disqualified, unqualified personality. Allora uno prende questi vestiti, queste marche importanti di moda, perché in pratica cerca di aggiungere il valore alle sue squalifiche. Non ha nessun'altra qualifica, per cui cerca di aggiungerlo così. But we see that in the case of the Lord, his personality adds the value to the jewelry or some dress which he dressed. He adds the value to them, not they to him. In case of Krishna or the Lord. Non ho capito. Ah, ok, invece nel caso di Krishna è lui che è Krishna stesso che dà il valore a quello che indossa, non il contrario. So the person who has ideal character, he adds a value to anywhere he is or anywhere he has. Quindi chi ha un buon carattere, buone caratteristiche del carattere, aggiunge valore a qualsiasi cosa indossa. So therefore it is said that wherever there is a pure devotee there is a place of pilgrimage. He adds the value to that place. Per questo si dice che in un luogo dove c'è un puro devoto, quello diventa un luogo di pellegrinaggio. In pratica è il devoto che aggiunge valore a quel luogo. And I believe you read also that a pure devotee even purifies the places of pilgrimage. Sì. E avete probabilmente già sentito che il puro devoto purifica perfino i luoghi di pellegrinaggio. So what's the value of a pure devotee? His character, his consciousness. Quindi qual è il valore del puro devoto? È il suo carattere, la sua coscienza. So if you develop the
pure qualities of the character, then you are most desired anywhere, because wherever you go, you add the value to the place or to the society or to the relationships. Quindi se tu sviluppi le buone qualità del carattere, allora sei ben voluto in tutti e tre i mondi, perché dove vai aggiungi valore al luogo in cui sei con le tue buone qualità. I think it's easy to understand, yeah? È facile da capire, no? You have pure consciousness, you have very good qualities of the character, which adds value to wherever you go, whatever you do, whatever you speak. Quindi è facile, no? Se hai con la coscienza pura si sviluppano le buone qualità, e con quelle buone qualità si aggiunge valore a qualsiasi luogo che visiti, qualsiasi cosa indossi, qualsiasi cosa dici. So, what is the result of a person with a pure character? Quindi qual è il risultato di per una persona che ha un carattere puro? He is naturally and immediately attracted to whatever what is divine. E diventa immediatamente attratto a tutto ciò che è divino. So if somebody is not interested in God, in divinity, in spirituality, the conclusion is that such a person is contaminated, dirty. Quindi se una persona non è attratta alla divinità, ai discorsi spirituali, a Dio in generale, allora probabilmente la conclusione è che questa persona è contaminata. They may put forward some arguments saying, oh, there is no God, how can you believe in God? This is opium for the people. Oh. Yeah, they may put forward some arguments. E magari anche hanno delle spiegazioni, possono mettersi lì a filosofeggiare su questo punto e dicono che magari Dio non esiste, ma come fai a credere queste cose? La religione è l'oppio dei popoli. But it's all childish philosophy. Ma è tutta filosofia bambinesca. It's like a kid after playing in the yard, he may be called by mother to take lunch and he is all dirty. È come magari il bambino che ha giocato nel cortile, la mamma lo va a prendere per mangiare e lui è tutto sporco. And mother may say, please, dear child, go and wash your hands, because being dirty you can't sit under the table, lunch table. Allora la mamma gli dice, vai a lavarti le mani per bene, perché sporco così non puoi sederti a tavola. But the kid may rebel. He said, no, I am clean, it's okay, I'm clean. Ma il bambino magari si ribella, no? E dice, no, io sono a posto, non sono sporco. Yeah. In the beginning, the children, they may not have habits to be clean. Yeah. All'inizio i bambini potrebbero non avere le abitudini di essere puliti. Usually children are in tamagon, they don't have clean habits. Who? Children are in tamagon and they don't have clean habits. I bambini sono in tamaguna, quindi non hanno abitudini pulite. So they need to be trained. Devono essere educati. Yeah, trained clean habits and well behavior, good behavior. Devono essere educati ad avere abitudini di pulizia, puliti e di comportamento adeguato, di educato. One mother once told that she said, "I don't care what my kid will be taught in the school as long as he will be." After graduation, he will be a gentleman. Your mother? So. No, one mother. Una just told. Una madre una volta ha detto che non mi interessa cosa imparerà mio figlio a scuola, la cosa importante per me è che dopo che sarà laureato, che avrà finito i suoi studi, sarà un gentiluomo. He may know how to use computer, may not, but as long as he is well behaved and well trained as a gentleman, I consider that education successful.
Allora, le diceva che magari imparerà, non so se imparerà il computer o altre cose, questo non mi interessa più di tanto, finché lui sarà, si comporta, avrà imparato a comportarsi bene, a essere un gentiluomo, per me sarà un successo. And nowadays in Russia is also very popular different seminars on psychology and family relationships. E oggi anche in Russia è diventato molto molto popolare che ci sono questi seminari sulla psicologia e le relazioni familiari. I saw the advertisement also here about the relationship, family relationship. Yeah. It's popular here, qua, I believe. So in Kali Yuga, people are so materialistic and gross that for them, just simple, natural relationship is a mystery. In Kali Yuga. In Kali Yuga siamo messi così male che anche la semplice relazione con altre persone per noi è un mistero. Because everyone wants to exploit each other, so they want to know how by exploiting each other we can maintain good relationship. perché tutti qua vogliono sfruttare l'altro. Allora il trucco, cioè cercano un trucco, no? Che dicono come posso sfruttare gli altri mantenendo buone relazioni. Cercano la soluzione a questo dilemma. The seminar could be very short. Just change your paradigm into servant. Il seminario potrebbe essere molto molto breve. Semplicemente cambia il tuo paradigma e diventa servitore. No need for days and days of seminar explaining how to exploit and maintain the good relationship. Non servono tanti seminari per capire come sfruttare gli altri ma rimanere in buone relazioni. Develop the mood of service, of servant, and everything will go fine. Sviluppa il mood del servitore e tutto andrà bene. Okay, back to the subject. Okay, torniamo all'argomento. About what qualities Lord Kapiladev suggests to Devahuti. Vediamo quali sono le qualità che il signor Kapiladeva suggerisce a Devahuti. And the last sentence of today's purport, just read. L'ultima frase della spiegazione di oggi. Yes, the last sentence of the 3:29:19. Of the purport, last sentence. Ciò è confermato. Read. Oh no, sorry. Of the purport. 3:29. Per sviluppare le qualità spirituali, quindi, bisogna liberarsi da queste caratteristiche materiali impure, come spiegava il verso precedente. Yes. So Srila Prabhupada speaks about the previous shloka, in which Lord Kapiladev speaks about those qualities, and this is the essence what our message is all about. Now we will read the 18th shloka. Okay. Now we will read. You'll read second. So, adhyatmikanu shravanan nama sankirtana chame arjave narya sangena nirahan kriyaya tata. So, Lord Kapiladev says, a devotee should always try to hear about spiritual matters and should always utilize his time in chanting the holy name of the Lord. Il devoto deve sempre cercare di ascoltare attentamente i discorsi di carattere spirituale e impiegare il suo tempo nel canto dei santi nomi del Signore. So, you see, Lord Kapiladev tells Devahuti that when I will leave home, when I am at home, when the Lord lives at your home, so easy to be inspired. Yeah? The Lord himself is there. Like Arjuna, before the Kurukshetra, Lord Krishna gives instructions. Kapiladev stays at home of Devahuti. It's so easy to be inspired. Quindi vedete che anche qui c'è proprio il Signore lì che lo sta dicendo. Ad Arjuna glielo ha detto Krishna. E adesso c'è Shri Kapiladeva che lo dice a sua madre Devahuti. È lì stesso, è lui stesso lo dice. But when you are at home with your family and everyone looks at you as the Lord, as source of inspiration, what you do then?
se voi foste lì a casa e state proprio guardando alla sorgente ultima delle... Eh? Tu lo guardi come la sorgente ultima dell'ispirazione, più di così? Yeah, so therefore Lord Kapiladev says a devotee should always hear the talk on the spiritual matters. Quindi lo stesso Dio, Kapiladeva, dice il devoto dovrebbe sempre ascoltare attentamente i discorsi di carattere spirituale. So what does it mean? No gramya katha, no prajalpa. Quindi niente prajalpa. Yeah, so we read Bhagavatam and we listen the broadcast of the classes from the temples or recordings of the lectures. E quindi noi leggiamo Srimad Bhagavatam, ci ascoltiamo la lezione che è stata fatta al tempio o le trascrizioni. I like to listen the radio very much. A me piace ascoltare molto la radio. Radhanath Swami Radio. La radio di Radhanath Swami. Practically daily I'm listening. Daily. Praticamente lo ascolto ogni giorno. It's non-stop broadcasts of the classes of him. È un continuo trasmettere delle sue classi. So every day I try to find some time to listen to the broadcast of his classes. Quindi ogni giorno cerco di trovare un po' di tempo per ascoltare le sue lezioni. Because we all have to have the source of inspiration. Perché sempre dobbiamo avere questa sorgente di ispirazione. So should that be kirtan? Should that be shastra or Krishna katha? Che potrebbe essere, deve essere o kirtan o le scritture o Krishna katha. So here Lord Kapiladev says two things should always listen. To Krishna katha and should always chant the holy name. Quindi basta. Dice due cose. Quindi due cose sono fondamentali: ascoltare sempre i discorsi di carattere spirituale e Krishna katha, il canto dei santi nomi. Yes. Basta. Basta. So these two things will guarantee you being always fresh and attracted to Krishna consciousness. E quindi semplicemente queste due cose ti garantiscono di essere sempre fresco e attratto alla coscienza di Krishna. What is it? It is an internal hygiene. È come un motore interno. Interno, yes. Yes. So, as we spoke already, that certain hygiene external well ready following clean dress wash take a shower daily. Quindi prima di tutto, come dicevamo prima, bisogna essere puliti anche fuori, quindi essere puliti, lavarsi, clean your tongue, clean pulire your teeth. La lingua, i denti. But it's external. Ma questo è esterno. What about your character? Do you have a detergent to clean your character? Ma questo è esterno, va benissimo, però è esterno. Abbiamo però un sapone, un detergente per il carattere? There is given an example of an iceberg. È dato l'esempio di un iceberg. So on the surface, what you see? La superficie cosa vedete? Small piece of ice. Un piccolo pezzo di ghiaccio. Where the basic part of the iceberg is? Ma dov'è la più grande parte dell'iceberg? Under the water. È sotto l'acqua. So same thing, the external, the body is just the surface of my personality. È così la stessa cosa, il corpo non è nient'altro che la superficie, una piccola parte della mia personalità. Our body is just a reference to the personality. It's not a personality, it's a reference to the personality. Il nostro corpo è semplicemente una referenza alla nostra personalità, non è la nostra personalità. The personality is the soul. Character, sì. The iceberg under the water. La personalità è il carattere, quello interiore, che è la parte sotto dell'iceberg, quella immersa. So like Titanic was attracted to the iceberg. È come il Titanic che è stato attratto dall'iceberg. Disaster. Yeah. So same thing. If we don't care for the essence, for our character, our life will sink down.
Così stessa cosa, se noi non ci prendiamo cura di quella della parte sotto dell'iceberg, quella essenziale, quella importante del carattere, allora la nostra vita spirituale andrà a fondo. So those two qualities, always listen to Krishna Katha and always chant the holy name, are essential internal hygienic detergent. E queste due qualità, queste due attività di ascoltare sempre Krishna Katha e cantare sempre il Santo Nome sono attività essenziali per l'igiene interiore. Smell it, it will refresh you. I wanted to ask, when was the last time when you forgot to eat? One day, you just next day remembered, oh, yesterday I forgot to eat. Vi voglio fare una domanda, quando è stata l'ultima volta che vi siete scordati di mangiare? Was one day when you forgot to eat? Забыл покушать. Un giorno, una volta che vi siete dimenticati di mangiare, oh, ho dimenticato di mangiare oggi. All day, running here, running there, running here, oh, I forgot, it doesn't matter, no worries. Che tipo, andate di qua, andate di là, e dice, ah, oggi, ah, sono dimenticato di mangiare, vabbè, non importa, dai. Yeah, stomach will let you know. Lo stomaco ve lo dirà. Yes, and the midday, it will start making some noise. A mezzogiorno comincerà a fare un po' di rumore. And that noise not, will not be C.C. White. Cos'è? Ah, sì, quel rumore non sarà C.C. White. Yeah, it will be D.D. Black. D.D. Black? Yes, it would be a noise. Un gioco di parole. C.C. White vuol dire C.C. bianco e lui ha detto sarà D.D. Black, D.D. nero. So, this is a reflex. You are hungry, you have to eat. Questo è un riflesso, hai fame e ti viene da mangiare. Same thing, our habit for hearing Krishna Katha and for chanting should become a reflex habit. Così la stessa cosa anche per noi dovrebbe diventare l'ascolto delle glorie di Krishna e il santo nome dovrebbero diventare un riflesso, una cosa naturale. Even Bhagavatam says that children can play around the clock and forget to eat. Anche il Bhagavatam dice che i bambini possono giocare per ore e ore e dimenticarsi di mangiare. They are so absorbed. Perché sono così assorti. But Vrindavan Goswamis? I Goswami di Vrindavan? They practically didn't sleep. Praticamente manco dormivano. They could not eat because they were absorbed. Delle volte si dimenticavano anche di mangiare perché erano completamente assorti. The consciousness was so pure that they were so much attracted to the Radha and Krishna that they may forget the rest. Loro erano così assorti, erano così, la loro coscienza erano così pura, che erano così tanti attratti da Radha, così tanto attratti da Radha e Krishna che potevano perfino dimenticarsi di tutto il resto. So what is the way to achieve that? Always Krishna Katha, always Kirtan. E qual è il modo per ottenere questo? Cantare e ascoltare, cantare sempre e ascoltare sempre Krishna Katha. And further, same shloka, e we can più, read, it says that the character of such a devotee is his behavior is always straightforward and simple. Deve sempre comportarsi in modo franco e diretto. And he is not envious and friendly to everyone. Deve essere semplice e pur non invidiando nessuno e mostrandosi amico verso tutti. And this enviousness is very important because in Bhagavad Gita, Krishna, Lord Krishna, in few places he mentions that I am telling you this Bhagavad Gita because you are not envious of me. Sì, questa invidia è molto importante, questo punto dell'invidia, perché anche Krishna in alcuni punti della Bhagavad Gita dice ad Arjuna, io ti sto dicendo queste informazioni trascendentali, importanti, perché tu non sei invidioso di me. One devotee just recently, he's a director, he's the owner of the company, and he said to me that, you know, when I see a good car in the street, I don't care, but when I see that my neighbor is driving a better car than mine,
diceva, c'era un devoto che dirige un'azienda, mi diceva che quando lui vede una bella macchina per strada non gli importa nulla, ma quando vede che il suo vicino guida una macchina migliore della sua, allora gli viene l'invidia. But this is an honest person who understands that this is a contamination, I have to do something with that. Ma questa è una persona onesta, ovviamente, un devoto onesto che capisce che questa è una cosa che non va bene, una contaminazione, ci deve lavorare su. And what should I do about that? Just get a better car. E cosa devo fare con questa cosa qua? Prenditi un'auto migliore. Ferrari. Lamborghini. No. He knows, he understands that this is just the mind, untrained mind. Just untrained mind. Yeah, but at the beginning, this is just the mind's ambition. Ah, yeah, allora lui capisce, your neighbor has the better car. Wow. Lui capisce che questa è solo l'ambizione della mente, di una mente che non è stata allenata. So he knows that the mind is ready to ruin your life. E quindi tu lo sai che la mente è pronta a rovinarti la vita. And if you give him a chance, well, ciao bambino, sorry. E se gli dai solo un'occasione alla mente, allora ciao, sei finito. Yeah, your life will be finished. So enviousness is the most terrible contamination. Quindi attenzione, l'invidia è la contaminazione più terribile. So a devotee is very much alert towards anger, enviousness, greediness. E il devoto è sempre molto in allerta nei confronti dell'invidia, dell'avarizia e della collera. It's like a worst of the dirt. It's like a worst of the dirt. Ah, è il peggiore della peggior sporcizia. So the last part of the sentence is that such a devotee avoids the company of the persons who are not spiritually inclined. E evita la compagnia di chi non è avanzato sul piano spirituale. Qui è sbagliata la traduzione. La traduzione corretta sarebbe evita la compagnia di chi non è inclinato, non ha inclinazione spirituale. Yes, asat sangha tyaga. Inauspicious association contaminates you. La compagnia non auspiciosa ti contamina. So we understand that by touching dirt we get dirty. Quindi lo comprendiamo, toccando lo sporco ci sporchiamo. Externally. Esternamente. But by associating with a person who is gross materialist, we contaminate ourselves internally. E la stessa cosa succede anche internamente, che se ci associamo, se siamo in compagnia di persone che sono materialiste in modo grossolano, ci contaminiamo internamente. So we have to call the things the real names, that associating with a materialist contaminates my heart, my character. Quindi dobbiamo è molto importante che dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Se mi associo con un materialista, mi contamino internamente. And in Kali Yuga hardly you will find a clean place. E in Kali Yuga è difficile trovare un posto pulito. Pure association you will hardly find. E l'associazione pura difficilmente si troverà. 2 years ago I was doing a France preaching tour. 2 anni fa ho fatto un giro di predica in Francia. And I was assisted by one devotee. He is a Russian devotee, studies in Sorbonne University. E ero assistito da un devoto che studia nell'università di Sorbona, un russo, and devoto he russo. Was translating my classes into French. E traduceva le mie classi in francese. And from city to city we were traveling by train. E da città a città viaggiavamo in treno. And sometimes sitting together he was telling to me how I'm lucky that I don't understand French language. E lui quando ci stavamo insieme mi diceva sei fortunato che non capisci il francese. I ask why is that? Why it is good that I don't understand French? Perché è così? Perché dici che è una buona cosa? Because the passengers and the train they were all talking all the time, they were talking. Perché i passeggeri del treno parlano tutto il tempo.
And he understood what they are talking about. E lui capiva di cosa parlano. And he said that it's good that you don't understand because they can talk about one subject for hours and hours and hours. Ebbene, lui disse, è bene che tu non capisci perché questi parlano della stessa cosa per ore e ore e ore. So I asked him, what is the subject? Allora gli ho chiesto, qual è l'argomento? He said, the one and the main prevalent subject is which wine fits which cheese. L'argomento principale è qual è il vino adatto per un certo tipo di formaggio. They can talk for hours with the subject which wine fits which cheese. Per ore e ore possono parlare di questo argomento. Quale vino si accompagna con quel formaggio? And he told me, I am sick of that. E lui gli ha detto, sono sfinito da sto argomento. So this is contaminating. E questo è contaminante. And one morning when I went for the Japa walk in the around the residence I was staying. E un giorno mentre stavo facendo una passeggiata intorno alla residenza dove stavo. And that was Monday morning after weekend. Quello era un lunedì mattina subito dopo il weekend. And all the garbage containers on the street. E tutti i contenitori di spazzatura nella strada. Were full of wine and cheese bottles. No, cheese not bad. Empty bottles. Yeah. E tutti questi cassonetti della spazzatura erano pieni di bottiglie vuote. I never saw before. Full, huge containers full of empty bottles. Enormi contenitori pieni di bottiglie vuote. Mai visto una cosa del genere. So therefore my first request when I came to Patrick House. Così, la prima richiesta quando sono arrivato alla casa di Patrick. Can you get me fresh grape juice? Puoi darmi del succo d'uva fresco. Yes. Yes. So thank you very much. So the message is that without pure consciousness you will not have a good character. Without good character you would not be attracted to Krishna Katha. Quindi il messaggio è: senza una buona coscienza non si può avere un buon carattere, senza un buon carattere non si può essere attratti alla Krishna Katha e alla coscienza di Krishna. And if you don't care for your inner hygiene, Krishna consciousness will never become relevant to you. E se non hai a cura la tua igiene interna, allora la coscienza di Krishna non diventerà mai rilevante per te. So this is the message. Quindi questo è il messaggio. That daily chanting, daily Krishna Katha keeps your internal purity at good level so that Krishna consciousness is attractive to you. Quindi cantare regolarmente ogni giorno, fare Krishna Katha regolarmente ogni giorno, e questo permette di avere una pulizia interna e di essere attratti dalla coscienza di Krishna. And in Italian, how you say, do you understand? Hai capito? Avete capito? Avete capito? This is the message. Thank you. Very important, and we have to, as Lord Kapila Dev says, should always try. E come è molto importante questo messaggio, e come ha detto il signor Kapila Deva, dovremmo sempre provare, sempre tentare. Should, it means we have to. Significa dobbiamo. And I remember going to America, and if you tell to American person you should have to, the next thing he turns around and walks away. Mi ricordo che quando sono nato in America, quando tu dici you should have to, e cioè gli dici tu devi fare questa cosa, e loro di solito si girano e se ne vanno. Easy life spoils you, you know, totally, and then spirituality has no reference, no relevance to you. Facilmente la vita ti rovina, no? E alla fine la spiritualità non ha nessun significato per te.
But as yesterday we explained, the test with the two containers, bad karma, good karma. You can drink your good karma as long as you have, but for how long? Come dicevamo ieri, no? Se tu hai due contenitori, uno col bel buon karma e uno col cattiva karma, tu puoi bere dal buon karma, ma per quanto tempo dura? And then you end up with your full container of suffering, diseases, and like e poi alla fine ti rimarrà l'altro contenitore pieno di sofferenza, malattia. What will you do then? Cosa farai a quel punto? So by traveling around the world I can see everywhere people coming to the temples suffering badly. Io posso vedere continuamente girando il mondo, vedo che le persone vengono, arrivano al tempio che stanno soffrendo malissimo proprio. So I asked them, what's wrong to practice spirituality or devotional service or Krishna consciousness when in your life is everything okay? Why to wait until everything just ruins down and then Krishna save me? Quindi il punto è, ma perché devi aspettare di soffrire un sacco per poi arrivare a chiedere a Krishna? Non puoi, cosa c'è di sbagliato nel praticare già la coscienza di Krishna al servizio devozionale quando stai bene? Yes, and in the seventh chapter of Bhagavad Gita, Krishna speaks about four types of people who approaches he, comes to him. Nel secondo capitolo della Bhagavad Gita, Krishna parla di quattro tipi di persone che vanno verso di lui. So, which are the? Quali sono? Curiosity. Suffering. Money. Knowledge. Yeah? Knowledge, conoscenza. Yeah. So, you see, this is suffering, Shudras. Those interested in money, Vaishyas. Those curious, Kshatriyas. And in need of knowledge, Brahmanas. So brahminical nature people, they are not brahmanas yet, but they have their nature. So same thing, that mostly coming in Kali Yuga, those who suffer, Shudras. So you know, so why to spoil your life so badly that you will suffer like an animal and then come to the Lord and say, oh please save me, help me. Sì sì, quindi diceva che questi quattro personalità sono il Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmana. Hanno diversi tipi di motivazioni per cui raggiungere il Signore, e così possiamo vedere che il Shudra è quello che arriva per la sofferenza, no? A rivolgersi al Signore. Quindi nel Kali Yuga capiamo che siamo tutti Shudra, perché tutti alla fine cominciano a soffrire e poi si rivolgono al Signore. Ma il punto è, allora, ma perché dobbiamo aspettare di essere così miserabili per rivolgersi al Signore? Non possiamo farlo prima? The lady has the question. C'è una domanda. Sì, è collegato a questo. Del resto cerchiamo cibo quando abbiamo fame. Andiamo a cercare cibo quando abbiamo fame. Andiamo a cercare Dio quando soffriamo. E cioè quasi, it seems like natural that when we are hungry we search for food, and when we are suffering we search for Krishna. Yes, that's right. Sì, è vero. Sì. Comment. Yes. Ha capito. I'm ready. C'era arrivato. Yes. So. So the point is that when you are suffering, so you are searching for God. It's like there is a need for this suffering. So the suffering is actually is good, because then this is the claim for the particular type of persons of people. Sì, questo è valido per certi tipi di persone. So this is just a one type of people who approach God.
questo è solo uno dei tipi di persone che avvicinano Dio. And in Kali Yuga everyone suffers. In Kali Yuga tutti soffrono. So it's therefore it's most understandable that through suffering approach God. Ecco perché adesso è più facile, cioè si capisce meglio in questo senso, no? Perché actually, attraverso la sofferenza si conosce Dio. But it's quite primitive. It's quite low consciousness. Ma è abbastanza una coscienza bassa questa, è abbastanza primitivo. Because the person who suffers, his consciousness is on the level of animal. Perché una persona che soffre, la sua coscienza è a livello animale, degli animali. Because there are people who come to God, they're very rare, in search of knowledge. They want to figure out, they want to know about God more. Perché ci sono persone che si avvicinano a Dio in cerca della conoscenza, vogliono conoscere Dio, vogliono sapere di più. Because the conscious person, like we go to school not because we suffer, we have to go. No, per esempio noi andiamo a scuola non perché soffriamo, ma perché dobbiamo andare. And in terms of eating is also if we eat when we are hungry, then we spoil our health. We may spoil our health. If we eat when we are hungry. Yes. Translate, I will explain. Se mangiamo quando abbiamo fame, potremmo anche rovinare la nostra salute. I ask people sometimes when do you eat? Chiedo delle volte alle persone quando mangi. They said when I am back from work at night. Loro mi dicono alla notte quando torno dal lavoro. So Ayurveda, the ancient art of health, says that if you eat before going to sleep, you are not going to sleep, you are going to lie in your coffin. L'Ayurveda, l'antica scienza della salute vedica, dice che se tu mangi prima di andare a letto, non stai andando a letto, ma stai andando nella bara. Because you go to sleep and you order your stomach, I am going to sleep, but you have to work. Perché tu stai andando a dormire, sì, però il tuo stomaco non va a dormire, lo fai lavorare. What do you think? What is the reply of your stomach? Qual è la risposta del tuo stomaco? He said, no, you go to sleep, I go to sleep. Gli dice, no, tu vai a dormire, dormo anch'io. And the food you eat and the temperature of your belly, 40 degrees in the morning, becomes like spoiled and rotten. E il cibo se ne rimane lì nello stomaco tutta la notte a 40 gradi per quando al mattino è praticamente marcio. And then you are poisoned by yesterday's fresh food. E quindi sei avvelenato dal cibo di ieri. So you have che era fresco prima. You have to eat when there is a most best time to eat. But not when your mind tells you. Quindi devi mangiare quando è il momento migliore per mangiare, non quando te lo dice la mente. Nowadays is the biggest problem of overeating. Oggi c'è un grande problema del mangiare troppo. And it comes also from greediness, more and more. Anche questo more viene un po' dall'avidità, no? Avere sempre di più, sempre di più. People are not pure inside, so therefore. Their habits are not clean. Quindi le persone non sono pure dentro, all'interno, quindi le loro abitudini non sono pulite. And in the concept of eating, people miss few points, very important. E nel concetto di mangiare, le persone dimenticano alcuni punti molto importanti. Which is very important: what you eat, when you eat, and how much you eat. Che è molto importante. Quanto mangi, quando mangi, what e che cosa when mangi? And how much. E che cosa mangi? Sì. And people usually care only about what to eat. E di solito le persone si preoccupano solo di che cosa mangiare. And this means that they are slaves of the tongue. E questo significa che sono schiavi della lingua. Because more important is when you eat and how much you eat. Perché è molto più importante quando mangi e quanto mangi. Because if the food is very tasty, definitely you will. Perché se il cibo è molto gustoso, alla fine mangerai troppo. So when to eat is the most important.
Quindi quando mangi è la cosa più importante. Because our digestion is dependent on the sun. Perché la nostra digestione dipende dal sole. Because the ability to digest the food is the prerogative of the fire, Agni. Perché lo stomaco è guidato dal fuoco, Agni. And the source of the fire in the universe is sun. E la sorgente del fuoco è il sole. So when the sun is in the peak at midday is the best time to eat, because everything you eat it will be digested, assumed by the body. Quindi il miglior momento per mangiare è quando il sole è alto nell'orizzonte. And if you eat at night you will ruin your health. E se invece mangi di notte ti rovinerai la salute. Because this food will be digested tomorrow. You eat tonight, but it will be digested tomorrow, and at night it will get spoiled. Perché lo mangi stanotte, ma lo digerirai il giorno dopo, e lo digerirai marcio perché è stato lì tutta la notte fermo. And in the morning, if you would see that spoiled food, you would never eat it, but you have no choice, it's already in there. Se tu lo potessi vedere quel cibo, non lo mangeresti per nulla la mattina, quello del giorno prima. È solo che è già lì dentro. So this is just a common sense. Quindi è senso comune. So same thing with the God. The God should be the priority from the beginning of your life till the last breath. Stessa cosa con Dio. Il Dio dovrebbe essere la priorità dall'inizio della vita fino all'ultimo respiro. Because with God you have to share also the best what you have, not the worst. Because when you suffer and come to God, you bring your contaminations to him and you tell him, take them away. Allora noi dovremmo portare anche il meglio di noi, non solo il peggio di noi, perché quando noi soffriamo andiamo da Dio a dirgli, tieni le mie contaminazioni. It's unfair. Non è giusto. So therefore we come with the flowers, the best what we can find, and we say, dear Lord, please accept that. Quindi noi possiamo fare anche diversamente da così, portare il meglio di noi, portare il fiore e dire per favore accetta questo fiore. So the person who suffers and only then comes to God, he brings his contamination to God and says, please take them away. Quindi la persona che soffre va da Dio, si rivolge a Dio, cosa sta facendo? Sta portando le sue contaminazioni e le vuole offrire a Dio. Instead, you have to come with the best what you have and offer the God. Invece bisognerebbe anche portare il meglio di noi e offrirlo a Dio. Please forgive me. Per favore, perdonami. Per favore. Do we have time? C'è ancora tempo? I think it's quite okay. Curioso. Ah. Yeah. Ho visto che tra gli eroti c'è la tendenza a non so se interpretare bene o male la filosofia, no? Comunque i devoti pensano generalmente, no? Io sono devoto, canto Hare Krishna, sono sto facendo la cosa più importante della mia vita, e quindi se vado sull'altare con il cappotto quando fa freddo va bene, se prendo se mangio la sera tardi va bene, perché io sono un devoto, canto Hare Krishna, sono avanzato, eccetera, eccetera, no? Quindi vorrei che lui mi desse delle lucidazioni. Cosa c'entra il cappotto dell'altare? Non ho capito. Sì, nel senso. Quello che vuole, ah ok, sì, ok, ho capito. So the question is that I've seen that many devotees, they have this mentality that
I'm chanting Hare Krishna, I'm doing the devotional service, I'm a devotee, so I don't need to care of all these external things, so health, and when I eat, I don't eat, you know, all these different rules of human nature, I don't know. Sì, il cappotto, ma questo non so neanche come dirgliela. Però insomma, penso che ha capito. Non ho capito. Sì, sì, no, io, secondo me l'ha capito benissimo. So, sì, sì. So the question is it okay? Or is it okay? Yeah. It is okay. What can you can No, infatti vedi col cappotto, adesso ti risposto al cappotto. No, the question is it correct to this understanding that oh, I am a devotee, so I don't I can also eat at night, no problem because I am a devotee, I'm free from all these rules. I don't this is the question. I don't know. Maybe for that or for those particular devotees is okay, but I am following different way. Io non lo so. Magari per questi devoti va bene così, però io faccio diversamente. I know that if I give my mind the way, it will take me away. Io so che se do alla mia mente il modo mi porterà via. È un gioco di parole in inglese che in italiano adesso non mi viene. So, dice, se io do lo spazio alla mente, lei mi porta via. I try to keep it engaged in devotional service under the sadhana. And sadhana means... E quindi cerco di mantenere la mente impegnata nel servizio devozionale con il sadhana. E sadhana significa... It's universal language. I am not so pure so that I could give my mind the spontaneous way to Raganuga. Quindi non sono così puro da dare alla mia mente un modo spontaneo di fare servizio devozionale. So therefore I restrict it with rules of common sense. Quindi ho no, I don't understand. Therefore, I restrict my mind with the rules of common sense. Quindi mantengo stretta la mia mente con le regole del buon senso. Even if I tell those devotees it's wrong what you are doing, they will not listen and they will continue their own way. Anche se io dico a questi devoti è sbagliato quello che stai facendo, loro continueranno a farlo, non è che mi ascolteranno. So I see those devotees not really very happy. E io penso che questi devoti non saranno tanto felici. But they are not very keen to listen to the advices. E anche non saranno molto inclini ad ascoltare i consigli. Because they trust their mind much more. Perché probabilmente si fidano molto più della loro mente. What can we do? Cosa possiamo fare?